Come dicevamo, appunto, la tematica principale di oggi è la simulazione a regime dinamica che abbiamo deciso di risolvere in questo gruppo di programmi, implementando e quindi incorporando nel programma 5 Terme Plus il motore di calcolo Energy Plus, che appunto è in costante aggiornamento da parte del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Così come in costante aggiornamento è CIPE Terme Plus per appunto implementare le versioni che vengono pubblicate. Attualmente siamo appunto alla 8.6. Il programma in realtà segue una struttura che abbiamo già visto in altre presentazioni per altri programmi, quindi può essere utilizzato come motore di calcolo in sé, quindi introducendo parametricamente le zone e i locali all'interno del nostro edificio, zone a cui dovremmo dare una classificazione, in questo caso semplicemente di utile o non utile, con le condizioni operative di riscaldamento e raffrescamento, e la successiva caratterizzazione appunto degli impianti di climatizzazione, di acqualla sanitaria, che vedremo nell'ultima parte della presentazione di oggi. Come sempre, segnaliamo che le piene potenzialità si raggiungono lavorando con un modello BIM che adesso vedremo come realizzare, modello che semplicemente definisce parametricamente in tre dimensioni l'edificio oggetto di calcolo. Vediamo subito in IFC Builder da che modello andiamo appunto a lavorare, in modo tale da poter condividere non solo nel caso di oggi nella simulazione a regime dinamico, ma anche negli altri ambiti che è possibile analizzare appunto con i programmi della suite CIPE, condividendo appunto sia gli input che i risultati di calcolo. Non ci soffermiamo sulla definizione del modello che è stato oggetto di altre presentazioni e segnalo semplicemente la definizione di tre gruppi di locali che corrisponderanno alle zone che andremo a visualizzare nella struttura d'albero di CIPE Terme Plus che utilizzeremo come riferimento appunto per la simulazione a regime dinamico, che comprendono i vari locali che vediamo appunto definiti nella nostra visualizzazione 2D. Si tratta appunto di un modello che abbiamo generato a partire da un elaborato in due dimensioni, quindi disattivando la vista dell'elaborato di riferimento, vediamo solamente gli elementi parametrici che vediamo poi rappresentati appunto nella vista 3D qui a sinistra e che possiamo vedere nella sua complessità appunto con la vista 3D del nostro edificio. Vista 3D nella quale è possibile integrare, lo abbiamo visto nelle scorse presentazioni, anche gli impianti di illuminazione, climatizzazione, antincendio calcolati con i programmi CIPE Lux, CIPE Termacavacca e CIPE Fire Sprinkler. Quindi, per procedere a quella che è l'analisi nell'ambito specifico della simulazione dinamica che andremo ad effettuare tra poco, è necessario esportare in formato IFC4 questo modello. E quindi da IFC Builder passiamo all'opzione esportazione e andiamo a selezionare un progetto nella piattaforma BIM Server Center che segnalavo poco fa. Andiamo a creare un nuovo progetto all'interno dell'account mio che vediamo appunto segnalato come attivo nella parte principale della finestra di dialogo che chiameremo webinar con la data di oggi. Confermare e possiamo procedere quindi all'esportazione del progetto in formato IFC4. Se andiamo a vedere nel BIM Server Center, accedendo appunto con l'account che stiamo utilizzando nel programma vediamo la realizzazione del nuovo progetto nel quale posso invitare a collaborare appunto altri utenti, altri professionisti, e
nella lista di quelli appunto che ho diciamo importato in precedenza, quindi da qui posso andare a selezionare uno appunto tra i collaboratori che ho importato appunto dall'opzione collaboratori, scegliere l'opzione di collaborazione, quindi moderatore, editor o invitato. Invitato in questo caso andrà semplicemente a visualizzare i file del progetto, mentre moderatore ha la possibilità di visualizzare, aggiungere e modificare altri file all'interno del progetto BIM. E semplicemente appunto inviando il nostro invito avrò un nuovo collaboratore nel progetto che riceverà via mail chiaramente un avviso e potrà andare a lavorare insieme a me appunto nel progetto che stiamo realizzando. Se andiamo quindi a procedere nel programma di simulazione a regime dinamico e realizzazione di nuovo progetto, per entrare nel cuore della presentazione di oggi, possiamo andare appunto a determinare la volontà di importazione di un modello BIM dal progetto che abbiamo creato prima da IFC Builder e vediamo appunto come ci viene caricata la vista 3D del nostro edificio oggetto di calcolo, la possibilità di collegare a una biblioteca che andiamo a vedere, abbiamo precedentemente realizzato con le varie tipologie di soluzioni costruttive, di profili di utilizzo che vedremo adesso bene come impiegare all'interno del programma. E mi preme segnalare appunto che questa operazione che stiamo effettuando per la simulazione dinamica potrà effettuarla in un altro programma, in un altro ambito specifico, contemporaneamente a me in questo momento il collega che sta magari facendo una simulazione, un calcolo di carichi termici per la successiva appunto dimensionamento, per il successivo dimensionamento degli impianti del nostro edificio. Nel caso, a partire dagli FC Builder, vengano effettuate delle modifiche nel nostro modello di edificio e venga sovrascritto l'IFC geometrico spaziale che abbiamo esportato prima, in tutte le postazioni sulle quali stiamo lavorando a partire da questo file nel BIM Server Center vedremo degli avvisi di richiesta di sincronizzazione delle modifiche, quindi di importazione delle modifiche del modello, senza perdere chiaramente i dati su cui stiamo lavorando all'interno del programma specifico. Lo vedremo meglio magari tra brevissimo. Intanto procediamo con il collegamento alla biblioteca che abbiamo visto prima e confermiamo l'importazione di questo modello BIM. Abbiamo già visto in altre occasioni come andare a generare appunto gli elementi della biblioteca. Per completezza di informazione andiamo magari a visualizzare anche adesso come realizzare questo processo. Intanto qui vediamo appunto nella nostra vista 3D il modello con il riferimento agli elementi sui quali sto lavorando, che ci vengono appunto segnalati cromaticamente all'interno del nostro modello. Quindi ci stiamo spostando appunto tra i vari elementi del nostro edificio, che come vedete sono già tutti caratterizzati da un pacchetto stratigrafico che abbiamo in precedenza determinato nella biblioteca. Quindi qui abbiamo unito le informazioni provenienti da due posizioni diverse, quindi una dalla piattaforma online BIM Server Center e l'altra da una biblioteca presente nella nostra postazione, in modo da avere già uno scambio di informazioni che ci permette di realizzare un'analisi più rapida, ma anche più precisa, più completa del nostro modello di edificio. Chiaramente ci sono delle cose che è necessario determinare a livello di programma. Per esempio, sto parlando della caratterizzazione delle tre zone che abbiamo visto prima in IFC Builder con le corrispondenti caratteristiche di condizioni operative e di comfort interno che adesso vedremo come segnalare. Quello che dicevo prima, appunto, relativamente alla biblioteca è la possibilità, e lo vediamo facendo il doppio clic sulla
il nostro pacchetto stratigrafico della chiusura verticale, è la possibilità di andare ad esportare in una biblioteca personalizzata questi valori. Quindi, se vogliamo andare a realizzare magari una modifica su questo pacchetto costruttivo e andare a utilizzarla di nuovo nei prossimi progetti senza doverla definire nuovamente appunto nel progetto nuovo, possiamo andare ad esportare selezionando la directory che preferiamo, per esempio il desktop di questo computer, e mi verrà generato un file con estensione BIP01 che si chiama parete esterna da 40 cm, lo andiamo a visualizzare adesso appunto sul nostro desktop, che ci va a compilare le informazioni della nostra biblioteca personalizzata. È lo stesso procedimento che abbiamo utilizzato appunto per realizzare questa biblioteca che vediamo qui, che chiaramente adesso utilizziamo in questo progetto, ma che ci può servire per tutte le nuove simulazioni che andremo a effettuare. Non si tratta di una cosa che vale solamente per il pacchetto costruttivo, è una, diciamo, un'implementazione che abbiamo realizzato anche per le caratteristiche dei profili di locale, dei tipi di locale, e quindi qui vediamo come i valori per esempio dell'occupazione e illuminazione a parati interni e ventilazione vengano compilati automaticamente con la possibilità di inserimento anche dei profili che adesso vedremo meglio come possono essere dettagliati. Quindi il processo che abbiamo realizzato è determinare delle caratteristiche generiche per questa tipologia, quindi per esempio per l'illuminazione, e definire un profilo d'uso che abbiamo applicato in questo caso per tutto l'anno con una differenziazione tra feriali e fine settimana, ma che può essere appunto differenziata anche per tutti i giorni della settimana con una differenziazione per mese, quindi all'interno di questa tabella possiamo andare a determinare valori diversi per ogni giorno, per tutte le settimane dell'anno, con la possibilità di andare a creare chiaramente dei profili. In questo caso stiamo parlando di illuminazione, quindi si tratterà delle ore attive degli apparecchi illuminanti all'interno del nostro modello di edificio, della tipologia di locale che stiamo analizzando all'interno dell'edificio, e quindi determinare per esempio che dalle 6 alle 11 di mattina abbiamo un'attivazione al 100% dei nostri apparecchi illuminanti, che varia al 70 alle ore centrali del giorno, torna a crescere appunto nelle ore pomeridiane per abbassarsi nelle ore serali e magari appunto non essere presente nelle ore notturne della nostra giornata. Quindi, determinato questo profilo, che anche questo può essere chiaramente esportato come elemento singolo, quindi da qui possiamo andare a selezionare il tipo 1 ed esportarlo sempre nella nostra biblioteca per poi utilizzarlo in altre simulazioni. Andiamo poi a compilare appunto questa tabella con i profili di utilizzo per tutte queste tipologie. Altre caratterizzazioni importanti all'interno del programma sono quelle che riguardano per esempio le aperture vetrate. Anche qui abbiamo una suddivisione in tipologie che ci proviene dal modello architettonico che abbiamo definito in IFC Builder e che hanno un'importante appunto connotazione nella simulazione dinamica, soprattutto per quanto riguarda la parte di accessori. Una prima parte appunto riguarda la determinazione dei valori di trasmittanza e trasmittanza di energia solare, quindi il fattore G per la parte vetrata e per la parte opaca invece abbiamo appunto trasmittanza, il factor frame e la solvibilità del telaio. Per quanto riguarda gli accessori invece, come potete vedere, c'è la possibilità di definire appunto per quelli che sono le protezioni solari
Il coefficiente di trasmissione solare, che corrisponde sostanzialmente al fattore G che abbiamo visto anche prima per il vetro, quindi ci dà una riduzione del passaggio della luce attraverso l'elemento di protezione, varia tra 0 e 1, con 1 0 che impedisce completamente il passaggio della luce, e un 1 che invece ne permette completamente il passaggio. Determinazione poi di spessore e conduttività. E del tipo di controllo, quindi l'attivazione che può variare con appunto anche qui la determinazione di un profilo di utilizzo, che in questo caso chiaramente varierà semplicemente per on-off. Quindi se andiamo a determinare per ora, possiamo vedere le ore nelle quali abbiamo attive questa schermatura e ore invece nelle quali non ha senso che sia attiva la protezione solare per la nostra tipologia di finestra. E anche qui inserire, sempre con la possibilità di caratterizzazione molto dettagliata, l'utilizzo delle protezioni per le varie tipologie di finestre. Un altro tipo di definizione che può essere interessante è quello di attivazione se l'irradiazione solare incidente supera un certo valore, valori che adesso vedremo nei dati relativi alla posizione come visualizzare. In questo caso stiamo andando a definire che per 70 watt al metro quadro di radiazione solare sull'elemento nel quale incide appunto i raggi solari verrà attivato il profilo nel momento nel quale appunto si supera questo valore per la nostra tipologia di finestra. Facevo prima riferimento a quelli che sono i parametri climatici di riferimento, quindi cliccando sull'opzione dati relativi alla posizione abbiamo uno schema dei grafici che ci descrivono appunto l'andamento nell'anno di temperatura, distribuzione del vento e radiazione globale di cui parlavamo poco fa, con la possibilità di andare a inserire i valori in formato EPV, per esempio di Meteonorm o direttamente appunto dal sito di Energy Plus, qui, dove appunto abbiamo un database di parametri climatici che è possibile recuperare. Ok, da qui per esempio abbiamo alcune stazioni, tra cui Roma, Palermo, Verona, Napoli, Milano e Bolzano. Selezionandone una abbiamo appunto un aggiornamento dell'andamento di temperature, radiazioni, direzione del vento e gli altri valori appunto appunto che andranno a incidere nella nostra simulazione a regime dinamico. Andiamo a selezionare per esempio Roma e confermiamo i nostri parametri climatici e andiamo a vedere come incidono, poi faremo una simulazione anche con una localizzazione diversa per vedere appunto l'incidenza dell'attivazione delle opzioni dell'involucro degli impianti del nostro edificio nella nostra simulazione a regime dinamico. Dicevo prima che alcune cose è indispensabile definirle all'interno del programma e facevo riferimento alle zone che compongono appunto il nostro edificio. Quindi se andiamo a selezionare la zona come zona utile, sarà necessario andare a definire i profili di riscaldamento e raffrescamento e le temperature minime e massime di comfort che poi vedremo come incidono negli output della nostra simulazione a regime dinamico. La definizione del profilo in questo caso avviene analogamente a quanto abbiamo visto prima, sostanzialmente, quindi con la possibilità di differenziare a livello appunto di settimana e di giorno i profili per le varie tipologie di analisi. Quindi da qui possiamo andare a definire, trattandosi del riscaldamento, un riscaldamento sempre attivo con un valore per esempio di 20 gradi e mezzo che andiamo a confermare appunto ad applicare
nei mesi in cui vogliamo che ci sia una temperatura appunto prestabilita per appunto il regime di riscaldamento, trattandosi di uffici, possiamo effettuare appunto la separazione tra giorni feriali e fine settimana con la determinazione magari di un profilo che ci determina il termostato off, nei quali appunto non abbiamo un controllo della temperatura interna del nostro edificio. Quindi andiamo anche qui a importare, selezionando la biblioteca che abbiamo visto prima, dei profili predefiniti che abbiamo definito per riscaldamento e per raffrescamento. Qui appunto vediamo come ci sia questa differenziazione tra i giorni infrasettimanali e il fine settimana, nel quale non ho mai appunto il controllo della temperatura all'interno della nostra zona uffici, e stessa cosa vale per il raffrescamento, chiaramente con periodi invertiti, quindi il regime di raffrescamento viene determinato appunto solamente per i mesi estivi. E la possibilità di definire una temperatura minima di comfort e una temperatura massima di comfort che posso andare chiaramente a variare per zona. Quindi magari negli uffici non voglio che si scenda al di sotto dei 19 gradi e si superino i 26 e mezzo nel regime estivo. Qua ci viene dato appunto un riepilogo dei nostri valori, con la possibilità di definire, lo vediamo da qui appunto, la possibilità di ventilazione e infiltrazione. Infiltrazione che sostanzialmente ci va a effettuare quello che è un po' il calcolo di valori di ricambio d'aria per ventilazione, quindi di dispersioni per ventilazione all'interno delle zone, e la possibilità di definire altri parametri, come per esempio il fabbisogno giornaliero di acqua calda sanitaria, la temperatura di riferimento e la percentuale soddisfatta da energia solare. Ricordo che qui non facciamo dimensionamento degli impianti, ma andiamo invece a riportare appunto dei valori già calcolati per certificarne i fabbisogni di energia primaria all'interno appunto del nostro modello di edificio. E quindi all'interno di tutte le zone possiamo andare a determinare, come abbiamo visto prima, le caratteristiche di riscaldamento e raffrescamento, volendo anche semplicemente una delle due. Quindi possiamo vedere che in questa parte di distribuzione, quindi nella zona C2, abbiamo definito semplicemente come riscaldamento le condizioni operative, definendo invece temperature minime e massime di comfort che possono essere appunto inferiori rispetto, possono presentare diciamo un range più ampio rispetto alla zona C1. Le zone ci vengono caratterizzate qui da un colore rosso e blu nel caso sia riscaldamento e raffrescamento, o solo rosso se solo riscaldamento, e quindi possiamo andare, lo vediamo da qui, a ripetere questa operazione con i profili appunto che abbiamo salvato nella biblioteca e che possiamo recuperare in questo caso, ma utilizzare anche per appunto i prossimi progetti. Chiaramente i valori di temperatura minima e massima di comfort possono variare per zona, quindi posso avere dei valori ancora più ristretti all'interno di una delle tre zone. Chiaramente lo vedremo poi in una delle relazioni di calcolo come questo incida e ci venga proposto appunto anche il numero di ore sulle 8.760 dell'anno che escono sia nel regime estivo che nel regime invernale da questo range che abbiamo determinato per le nostre zone. Quindi con questi procedimenti abbiamo definito, diciamo, la parte di involucro del nostro sistema edificio. Quindi non abbiamo ancora realizzato alcuna operazione sugli impianti che adesso vedremo, appunto suddivisi in acqua calda sanitaria e climatizzazione. E rimane un'unica spunta,
vediamo contrassegnata da questo, di questa appunto caratterizzazione arancione per quanto riguarda i ponti termici lineari, per i quali abbiamo la possibilità di effettuare una gestione che abbiamo già visto in altre occasioni di suggerimento, diciamo, automatico dei valori di trasmittanza, in questo caso trasmittanza lineare, vedremo dopo come viene gestita poi il passaggio dei valori al motore di calcolo Energy Plus che non contempla ponti termici di carattere appunto lineare. Una volta effettuato questo calcolo, vediamo come ci viene fatta una selezione degli spigoli importati dal modello BIM con appunto la determinazione solamente di quegli spigoli che realmente costituiscono delle discontinuità nell'involucro e quindi vanno a caratterizzare appunto le dispersioni per trasmissione di calore appunto attraverso queste discontinuità e possiamo quindi passare a quelle che sono la parte di sistemi impiantistici. Per l'impianto di coccarda sanitaria andiamo semplicemente a definire un generatore che in questo caso appunto utilizzeremo come vettore energetico l'elettricità, quindi magari un bollitore elettrico con un rendimento predeterminato per il quale andremo appunto a determinare le zone asservite dal nostro generatore. Nella parte invece di sistemi di climatizzazione abbiamo tutta la gamma degli impianti, in questo caso semplificati con i template che è possibile definire in Energy Plus, con la possibilità appunto di definire con descrizione semplificata o dettagliata le caratteristiche e le loro caratteristiche, appunto, avendo parlato 2 o 3 seminari fa dell'impianto VRF di Toshiba in Cipe Terma Cavac, mi sembra interessante anche qui andare ad analizzare una soluzione VRF. Si tratta quindi di sostanzialmente dei sistemi a pompa di calore che lavorano con un gas refrigerante che va appunto ad asservire delle unità terminali a cassetta, parete, a colonna o di altre tipologie. In questo caso stiamo andando a determinare appunto AER e COP per raffrescamento e riscaldamento. Anche qui il tipo di vettore energetico con la possibilità di determinare le potenze per riscaldamento e raffrescamento. Per rapidità andiamo a determinare appunto una descrizione semplificata, ma è interessante farvi vedere anche appunto le possibilità della descrizione dettagliata dell'impianto. Quindi per la parte di raffrescamento, come vediamo in sovraimpressione, ci vengono richieste anche le temperature minime e massime di funzionamento della macchina per il regime estivo e stessa cosa poi per il regime invernale con appunto, per esempio, in questo caso determiniamo meno 20 come temperatura minima di funzionamento della macchina in regime di riscaldamento e 16 gradi come temperatura massima. Per quanto riguarda appunto il calcolo del fattore di correzione delle tubazioni per raffrescamento, definiamo anche le lunghezze, sia per raffrescamento che per riscaldamento, delle tubazioni che costituiscono appunto la distribuzione del nostro impianto e abbiamo la possibilità di andare a definire appunto per esempio anche la portata d'acqua, temperatura di sbrinamento, potenza di resistenza della resistenza sulla vasca, appunto altre caratteristiche appunto del nostro impianto VRF. Una volta definita la parte di produzione e distribuzione, sarà necessario andare a determinare, appunto anche per la parte di emissione, il nostro sistema impiantistico, lo vediamo da qui, recuperando il sistema 1 che abbiamo appena definito, lo vediamo qui sotto, appunto per la parte VRF,
con la possibilità di collegare per esempio un baseboard it che viene, in questo caso lo definiamo d'acqua, che viene proposto appunto dal motore di calcolo Energy Plus e che potrebbe diciamo essere assimilato a quelli che sono i nostri impianti radiatori, nel senso che funziona con lo stesso concetto di riscaldamento della parete fredda e con un fluido caldo, in questo caso un'acqua calda, che va a fare il termovettore appunto negli elementi del nostro impianto. Prima di passare alla parte di calcolo, mi sembra interessante presentarvi un'altra funzionalità che è quella di verifica del modello, che ci permette di andare a verificare appunto se il nostro modello è pronto per effettuare il calcolo e quindi realizzare la nostra simulazione dinamica o meno. In questo caso ci viene segnalato che non è stato definito il sistema di produzione per i baseboard it che abbiamo definito nella parte di unità terminali e sarà quindi necessario nella parte di acqua calda andare a definire sia la distribuzione che ci permette appunto la caratterizzazione, anche qui semplificata o dettagliata, della temperatura di set point dell'acqua, delle eventuali pompe, quindi le varie tipologie appunto contemplate nel motore di calcolo, e il salto termico di progetto, e la definizione della parte di produzione, quindi della caldaia vera e propria, che anche qui viene suddivisa in descrizione dettagliata e semplificata. Andiamo per esempio a definire una caldaia a condensazione a gas naturale con una potenza appunto che definiamo sui 12 kW. Definiamo anche qui un riferimento per il nostro elemento di generazione. Come sempre lo vediamo qui, ma lo vediamo anche nella parte di distribuzione, abbiamo la possibilità di esportazione di questi valori nella biblioteca personalizzata con la possibilità quindi di utilizzarli nelle prossime simulazioni. Se torniamo quindi ad effettuare la verifica del modello, il programma ci propone che il nostro modello adesso è corretto ed è pronto per la simulazione e quindi possiamo passare a quella che è la seconda fase e quindi la parte di calcolo che ci viene chiaramente suddivisa, lo vediamo dalle opzioni di calcolo, anche direttamente dall'opzione calcolare, in fabbisogni e consumi. Quindi in questo caso andiamo ad analizzare entrambe le possibilità, avendo definito l'impianto VRF e i baseboard it che ci permettono appunto, diciamo, la parte di riscaldamento delle zone che abbiamo definito per il nostro edificio, con anche qui delle possibilità di caratterizzazione del nostro modello, per esempio la semplificazione delle partizioni verticali che corrisponde diciamo a una somma della massa delle partizioni interne verticali del nostro edificio che vengono considerate tutte come adiabatiche, quindi con assenza di dispersioni tra un locale climatizzato e un altro, per velocizzare sostanzialmente il calcolo all'interno del motore di calcolo. Quindi vediamo come il programma comincia ad effettuare la simulazione facendo riferimento chiaramente ai parametri climatici che abbiamo definito in precedenza, quindi nella finestra di dialogo con sfondo nero vediamo come si sta analizzando appunto la località che abbiamo importato in precedenza e appena appunto vediamo i risultati di calcolo. Mi sembrerà interessante farvi vedere anche la parte di gestione delle modifiche che vi preannunciavo in precedenza, quindi magari appunto dopo gli output che ci propone CIPE Terme Plus vedremo anche la possibilità di aggiornamento delle modifiche fatte sul modello architettonico. Ok, quindi il programma ha terminato di effettuare la simulazione. Qui vediamo in questa finestra di dialogo un riepilogo dei risultati con una suddivisione per componente e per tipologia di apporto, diciamo dei valori calcolati per mese, appunto della nostra simulazione, sia dell'intero edificio che delle tre zone
abbiamo determinato nella modellazione architettonica. Un'altra cosa interessante è caratterizzata dal modello 3D, magari la vedremo più tardi, con l'inserimento di un elemento d'ombra all'interno del nostro modello di calcolo, che ora vedremo come realizzare, perché ci propone appunto anche quelli che sono il calcolo degli ombreggiamenti fatti dal motore di calcolo Energy Plus. E dunque, relazione di calcolo: c'è una suddivisione chiaramente tra fabbisogni e consumi, con, se vogliamo, una suddivisione tra energia termica ed energia primaria, per fare un paragone, diciamo, con quella che è la simulazione delle 11.300 per la certificazione energetica degli edifici in Italia. E possiamo vedere appunto come da qui ci venga fatto un report per le tre zone, che vediamo appunto C1, C2 e C3, dei valori di fabbisogno con le entità che vanno a generare questo fabbisogno di energia termica. Nella parte bassa vediamo il riepilogo appunto di questi risultati, con dei riferimenti anche chiaramente alle superfici, ai volumi e alle varie caratteristiche delle tipologie di locali che abbiamo determinato in precedenza. Stessa cosa vale per quanto riguarda la relazione di calcolo del consumo energetico, quindi in questo caso il calcolo dell'energia primaria che ci viene dettagliato appunto in questa relazione di calcolo. E un'ultima relazione che mi preme appunto sottolineare prima di procedere a quello che è la gestione delle modifiche che dicevamo poco fa, è quello di comfort interno su cui abbiamo un po' insistito nella parte di definizione delle zone. Quindi la definizione delle temperature di comfort che abbiamo segnalato in precedenza per zona, quindi qui abbiamo appunto le tre zone con i livelli di dettaglio, ci dà la possibilità di vedere un'evoluzione della temperatura esterna che vediamo segnalata in azzurro in rapporto con l'evoluzione della temperatura interna della zona che, come vedete già dal grafico, viene ben delimitata, ben incanalata con l'applicazione dei sistemi impiantistici che abbiamo definito, con un report che ci segnala, lo vediamo qui a destra, il numero di ore per regime estivo, regime invernale, di fuoriuscita dal range che abbiamo determinato, che ci viene segnalato in questo caso di 26,5-19 gradi, della temperatura interna appunto dei nostri locali. Quindi chiaramente i range sono diversi per zona, avendoli determinati in maniera differente al momento di caratterizzare le zone, e quindi abbiamo anche un numero di ore diverso tra una e l'altra. In questa zona C2 vediamo che, per esempio, abbiamo una fuoriuscita abbastanza ampia della parte di riscaldamento, di raffrescamento, scusate, che vediamo segnalata qui appunto, con più di 700 ore nelle quali nel periodo di raffrescamento appunto abbiamo una temperatura superiore ai 28 gradi, e nella zona C3 vediamo come la situazione è abbastanza più critica, nel senso che con le condizioni del sistema che abbiamo involucro impianti che abbiamo definito, abbiamo un numero di ore molto elevato che supera i 25 gradi che abbiamo determinato come temperatura massima di comfort all'interno dei locali della zona C3, e un numero di ore inferiore, ma sempre abbastanza significativo, di ore nelle quali appunto andiamo al di sotto dei 20 gradi. Nel periodo appunto invece di riscaldamento. E per questi valori mi preme segnalare un'ultima cosa: c'è una differenza abbastanza ampia tra il valore di quasi 2000 ore che viene appunto calcolato per le temperature al di sotto dei 20 gradi che vediamo segnalati qui, con le 143 ore invece nelle quali abbiamo sì un valore al di sotto appunto di 20 gradi, ma sono le ore di occupazione delle zone appunto della zona, dei locali della zona C3. Quindi in tutte le ore
nelle quali abbiamo occupazione nell'esame C3, solo 143 usciranno dal range di, diciamo, andranno al di sotto del limite di 20 gradi che abbiamo definito come temperatura minima di comfort. Bene, con questo direi che per gli output e per il programma in sé abbiamo sostanzialmente concluso. Visto che sono appunto al termine della presentazione, vi faccio vedere semplicemente la gestione di sincronizzazione delle modifiche che anticipavamo prima. Quindi, se con elementi costruttivi e edifici vicini ad altri ostacoli andiamo a determinare la presenza di un locale vicino, di un edificio vicino al nostro modello di calcolo, e andiamo ad effettuare quella che è l'esportazione in formato IFC, ci viene mantenuta la directory della piattaforma Beam Server Center che abbiamo utilizzato in precedenza e ci viene chiesto chiaramente se sovrascrivere il nostro file. Se andiamo ad effettuare appunto questa esportazione, vediamo come nel programma di simulazione a regime dinamico ci venga richiesto l'aggiornamento del modello. E questa cosa chiaramente avviene con tutti gli utenti che stanno lavorando su Beam Server Center contemporaneamente a noi con la nostra simulazione a regime dinamico. Da qui sarà quindi possibile andare ad effettuare l'aggiornamento del nostro modello che andrà a includere il nostro volume vicino, cosa che chiaramente si andrà a ripercuotere sui valori di calcolo. Sui risultati di calcolo, appunto, finali del nostro edificio e vediamo appunto con l'opzione modello 3D andiamo a vedere anche come viene effettuata la gestione degli ombreggiamenti a partire dal modello BIM. Non mi sono soffermato sulla parte di ombreggiamenti che invece in realtà è molto importante, ma semplicemente perché all'interno appunto di questo gruppo di programmi abbiamo una gestione automatica del calcolo degli ombreggiamenti che permette quindi di non determinare coordinata per coordinata gli elementi che vanno a incidere, soprattutto per il periodo estivo, chiaramente, sul nostro modello di calcolo. Quindi se andiamo a cliccare, abbiamo ricalcolato appunto il nostro progetto su modello 3D, vedremo come il programma ci segnala come ombre esterne sostanzialmente il volume che va a generare degli ombreggiamenti sul nostro edificio oggetto di calcolo e come è possibile appunto visualizzare all'interno per esempio della nostra chiusura verticale che vediamo qui segnalata la presenza di ombreggiamenti all'interno appunto del nostro programma di calcolo.